Volete vedere quanto violento è il coniglio? Così! Violentissimo! Boom! E ti strappa via dalla vita! Ciao ragazzi, Gabby! E benvenuti nella prigione dei topoilini! C'è una chiave lì. Come faccio? Mi sembra di giocare a Granny. Aspetta, c'è un tubo. Ho un tubo, ragazzi. Non ho paura di spaccare... Ah, no. Con il tubo prendo la chiave. Easy! L'ultima cosa che devi chiedere mentre sei qua è... Mister Hop, dammi una mano! Finisce sempre male. Ah, quindi non posso andare. Ma è proprio furba quella scema. Comunque ora è morta la vecchia Megera, quindi non c'è più problema. Qui ci sono dei foglietti di carta. Mister Hop, schiuma attiva. Ma che dite? È appena arrivato là, ti ha ammazzato la professoressa davanti. Non è possibile. Cioè, di nuovo lascia. Lasciami stare, signora, lascia. Lasciatemi andare. Ah! Il tigro! Vuoi giocare a nascondino con noi? Vedete, c'è il tigro rappresenta... Ogni peluche, se notate, rappresenta un bambino. Tipo il tigro rappresentava Isaac e l'altro la mia amica. Qui cosa c'è? Una moneta. Va bene, piglio tutto, grazie. Guarda qua, le mani! Fanno da ponte ma vogliono prendermi. Quindi se faccio veloce... E invece! Volevi! Ok, andiamo avanti, stiamo molto attenti perché Mr. Hop è molto agitatello oggi. Però io sono più forte di... Sì, sì, gli stai strappando le braccia quella povera bambina. Io non voglio fare la stessa fine. The promised Neverland is Neverland again. Ok, stiamo attenti. Carbone? No, grazie. Ascensore? La corrente! Ma certo, ce n'è sempre una. Se non voglio farmi fregare... Se non voglio farmi fregare da Mr. Hop... devo far così! Vabbè, di nuovo uno stadio speciale, guarda... No, ma stai scherzando! E guarda il Ventuso dietro che mi guarda! Con le sue orecchie storte! Praticamente sei un bugiardo! Il tuo simbolo di bugiardaggine sono le tue orecchie lunghe. Come Pinocchio aveva il naso lungo... Tu come coniglio hai le orecchie lunghe. Non me la raccontano giusta. I conigli con le orecchie lunghe e con gli occhi alzati. Maledito. Vabbè, ho preso un medaglione. Sono un campione. Barabim barabum. E abbiamo un altro. Collezionali tutti. Gli scrausi. Forse devo far così. Ah, ma è bronco. C'è un codice. Eppure una chiave. Sicuramente qualcosa a che fare con lui. Vediamo se si trasforma. Oh! Devo scappare. Appena cade devi scappare. Guarda! Salto più io, salta più tu. Ok, scappiamo già. Scappiamo già. Sì, l'ho fatto bene. Ora posso entrare. Potevo entrare nella stanza. Si è aperta. Funzionava così. Ho preso un piede di porco, quindi posso fare leva. E sopra abbiamo il codice 0751. Parabonsi, bonsi, bom. Fregati tutti. Quindi andiamo qua. Non ci sei tu. Benissimo, Mr. Hop non c'è più. Ho preso la chiave e ho preso tutto. Molto simple and clean. Come piace a me. Quando le cose sono agili, veloci come un balzo di coniglio. Ok, andiamo qui. Yes! Ora va l'ascensore. Ma che bello. Ma che bello. Ma dai. Ma che fortuna. Che fortunati. Pronti per il pasto. Come si esce? Così, ok, saltellando. Impara dai tuoi peluche. Tu da bimba. Oh, ok. Ok, ma aspetta. Peggio dei parkour di Minecraft nei server tarocchi. Mamma mia. Più preciso. Ma guardala! È lei il coniglio! Plot twist! Secondo me c'è anche qualcosa sopra. Uno stage segreto. Dicono, fatti tutto il parkour e raggiungi lo stage segreto. Guardala! Lo sapevo! Stage segreto! Parabonsi, bonsi, pom! Contro chi sono? Contro la tigre! Sopravvivi a tutti i suoi attacchi. Prima... Manco ad uno sono sopravvissuto. Allora, devo abbassarmi. Sopravvivi. Survival. Ora cambia storia, vero? Dove devo andare? Oh! Oh! Pazzo scatenato!
Pazzo scatenato! Boing! Mamma mia, ma fai schifo. Sei la più scarsa del gruppo, tigre dai bottoni d'oro. Abbottonami sta... Sì! Abbottonata sta tigre, l'abbiamo arata. Tra l'altro quasi tutti i medaglioni d'oro non so cosa mi facciano. Forse mi danno un finale segreto. Probabile, io li raccolgo tutti se li... No, dai, però... Cioè, come premium mi hanno fatto ripartire dall'ascensore. Siete proprio infami. Devo rifarmi tutta sta scalata. Che scatole. Dai che non cado, che ormai sono diventato abile giamperino. Tre maledizioni. Capitolo ottavo. Va bene, va bene. Ok, ah, sono da qui, sono tornato. Ti piacerebbe? Ti piacerebbe? No, ormai è diventato reale. Oh, ma mi sta cercando? Dov'è? È qui? Sono tutti e tre lì! I tre moschettieri! I tre maledetti! Mannaggia a voi, mannaggia a voi! Non è reale, continua a ripeterlo, è la tattica dei bambini. Quando non c'è, quando c'è l'uomo nero, non è reale! Non è reale! Quando ti poi ti interroga la prof alla verifica, non è reale! E non è reale! Non c'è nessuno qui, quindi? Va bene, dormo lo stesso, hai paura di dormire da sola? Oh, santa mano, mi sa che non posso andare a dormire così. Ok, mi sa che dormire è rimandato a domani. Anche oggi si dorme domani. No, però mi hai chiuso qui. C'è un fetuso. C'è un fetuso, no, così. No, così, non va bene. Devo tornare nel mio lettino. Devo tornare nel mio lettino. Non funziona. Come faccio? Però ragazzi, così no. Così no. Così no, così diventa veramente impossibile. Ok, dovevo solo sopravvivere un'ora e mezza. È il coniglio che hai mangiato ieri sera. Sono i Kinder Bueno che hai mangiato ieri sera. Non hanno fatto tanto bene al tuo pancino. Me ne devo andare, ragazzi. Anche tu sei una bugiarda? Anche lei è una bambina strana. Era quella la bambina con i... con i superpoteri. Vieni in libreria. Dove era la libreria? Era di sotto, mi pare. Dobbiamo tornare di sotto. Stavolta non ho neanche gli aiuti di mamma. Va bene. Qua c'è la libreria. Perfetto. Quindi sei tu la protagonista del gioco? Come? Vabbè, vabbè. Come le sai queste cose? Eri una strega nella vita precedente? O forse lo sei sempre stato? O forse è lei che ha evocato tutto? Oh cacchio, trova tutti gli oggetti. Devo trovare tipo tutta sta roba per fare sta magia, sto rituale. Oh! Easter egg! Ma cosa? Grazie, grazie mille per il regalo. Apprezzo moltissimo. Ho apprezzato questo easter egg. Sai che devo uscire? No! Cosa ho appena visto? Cosa ho appena visto? È diventato una... No, 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 no! Non il panda palla! Non il panda palla! Che balle il panda palla. Che balle il panda palla che gira nei corridoi. Vi prego no. Vi prego no. È la cosa più orribile e inquietante della mia vita, no. Il panda palla, no. Scappa. Thaler... Uno per piano ce n'è. Ce n'è uno per piano. Mi sta seguendo a gattoni. Io mi chiudo qua, io non esisto. Oh, dove è andata la bambina? Io non lo so. Sono tigrotto. Sono il miglior tigrotto dell'isolotto. Sono tigrotto con un otto. Ok, presa una candela. Devo trovarne nove, che bello. Ok, vai, però se continuiamo così le cose andranno. Don't you worry, bitch, be happy. Vedi, ce n'è uno per piano. Ce n'è uno per piano. Vai piano che c'è il signor Oppidi, 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 Poppidi, Poppidi, Poppidi. Dai, vai a sinistra. A genius. A bug sbagato. Bagato nel cervello, così mi piacciono i nemici. Come? No. Non va bene, io non esisto. Si è allertato malissimo. Lunibscrausus. Ok, andiamo. Via, 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 prima che si accorga.
Abbiamo trovato 5 candele. E vai. E vai. Ora arriva il Pandaz. Arriva il Pandaz. Entra nella casa. Ho trovato la radice di mandragola. Guardalo come arriva. Ci possiamo giocare a pallone. Ci possiamo fare i tornei di calcetto con quel panda. Eh? Voi che dite? Fammi andare in cucina, che qua non c'è mai nessuno. In cucina ci sarà sicuramente il sale. Vai. E anche l'origano. Benissimo, mi mancano solo alcune candele. Ci sono candele qua? Non mi sembra in cucina, no? Ok. Ok, me ne mancano... Oh, porca va... Cioè, perché è un incubo? Eccola qua! Trovato tutto! Scappa! Ho tutto per il rituale, vai! Okay. Rituale okay. Normalissimo That's che everything. Si fa nei pomeriggi tra ragazzini. Lo sapevo che era cattiva! Come faccio a sapere le cose? Non se l'aspettava. You? Who are you? Oh! Io mi fidavo di te, un coltello in mano! Regalati a noi! Requalati! Non sa neanche la grammatica! È una pazza scatenata! Ah, fuori! Al cimitero, al cimitero! Torna al cimitero! Mi sono svegliato nella cameretta del primo... No! Questo è... No! Questo è mind-blowing! Questo è tipo il colpo di scena assurdo dei film! Sono nella stanzetta del vecchio Mr. Hoppy, il primo! Ve lo ricordate? Quello più inquietante, quello più brutto! La mia infanzia! Questa è la mia infanzia! E devo trovare 3 chiavi! Ma are you kidding me? Are you really kidding me? Are you kidding, 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 the kidding me? Devo trovare tutte le chiavi. Ehi! Qui tipo è la cantina dove Natale è già passato da un pezzo. Perché a Natale non ti attaccano, sono buoni anche loro. Opsi, popsi. Ok, vabbè, io vado sotto. Vai pure dove vuoi anche tu. Ho visto una chiave. Ho visto una bellissima chiave che vado a prendere qui. Chiave di bronzo. Devo uscire dal mio sogno. Perché questa non è la realtà, sicuramente non è la realtà. Oh, spero. Cioè, non so, non preferisco nessuno dei tuoi luoghi. Questo è il cappotto di papà. Qui era casa mia. Mamma mia, i flashback del Vietnam. PTSD pesanti questi. Fermo, qua non mi puoi vedere. La sapevo questa cosa. Questa cosa la sapevo. Vai, ho 3 chiavi. Quindi cosa significa? Che posso uscire? Può andare per di qua. In cucina. Mi dice il calendario. Ma non è possibile, nel 2019. Siamo tornati indietro nel tempo. Siamo tornati ad aprile 2019. Perché? No, di nuovo la bambina. Ma forse è la bambina del primo. Forse lei è la bambina del primo. Vuoi vedere? Aspetta. Dove devo seguirti? Dove devo andare? Dov'è sta qua? È qua. Svegliati, Esther. Sei tu che mi hai trascinato in questo incubo. Eccola! Sì, perfetta! Eccola qua! Sì, mi sta portando nella giusta direzione. Ma chi è? È già stata presa! Se me lo chiede con la forza così, no! Capisco il tuo dolore, regalati a noi! Diplomazia, ragazzi, diplomazia. Mi piace questa diplomazia. Sta bruciando tutto. Lo sento anch'io. Vabbè, ho perso entrambi i genitori all'orfanotrofio. Sì. Ok, ma cioè, appartengo al dolore? Quindi con voi mi sento ancora peggio, Ultimamente non è stata proprio una bella esperienza. Quindi gradirei che mi lasciaste in pace. I don't know what's real and what isn't anymore. Esther. I'm not scared of you. And I'm tired of you trying to Monella! Win me down. Oh! Vedi? È l'entità! È il demonio! Ve l'ho detto, non vuole... È un bugiardo di natura. Cavolo, ci sta provando in tutti i modi. No, quelli sono tutti i bambini che ha maciullato. Oh, caspiterina. Guarda, guarda come mi mette le mani in mezzo ai piedi. Le mani in mezzo ai piedi.
I miei amici ormai sono sbacciati. Mi sa che me ne sbatto le scatolezze. Ok. Ok, vai che andiamo bene. Perché me lo chiedi con le maniere forti? E finora mi sono fatto 4 ematomi nel volto. Se non fosse andato così avrei anche giocato volentieri. Ma ci tengo alla salute. Questo drago steady. Vedo un'uscita. Ora non la vedi più con la faccia a terra. Stavamo dicendo, questo non è successo, bambini. In realtà quello che è successo è che io sono riuscito a scappare. Vedo un'uscita, ma certo che c'è. Dai. Sì. Dai, al pelo. Questo non me l'aspettavo. Questo colpo di scena più colpo di scena del colpo di scena di prima. Non va bene. Non resisterò a lungo. Sono fuori? No, sei... È reale o non è reale? È la vera domanda da fare. Sto pupazzetto. Silly rabbit. You'll catch a cold just sitting there. Ma scemo! Ma che problemi mentali? Ma questa è un'amnesia. Soffre di amnesia pesante. Ma cosa? Ma stai scherzando? Ma cosa? Perché mi ha preso? Va bene, dai. Devo trovare tutte le medaglie. Se trovi tutte le medaglie, allora il gioco è... bello! Va bene, cosa sarebbe successo se avessi trovato tutte le medaglie, però? Vabbè, mi sto guardando il finale da un altro perché io non ho il tempo di andarmi a prendere personalmente tutti i medaglioni. Perché dovrei rigiocarmi il gioco tutto da capo, mi sa. Però sto vedendo che ovviamente ogni medaglione ha i suoi livelli con i panda roteanti. Va bene, carino, ok. Ci sono tanti minigiochi, come potete vedere alla fine, dove noi... dobbiamo, ecco, riaccendere delle fiaccole, delle porte. Andare in giro anche così. Cioè, proprio dei livelli difficili. Demoniaci, dove ci sono anche gente col forcone. Ma io ho un potere, vedete. Ho tutti i medaglioni. E siccome abbiamo ottenuto tutti i medaglioni, abbiamo un super potere per cancellare le ombre. Quindi il medaglione ha il potere. Li stai usando in modo sbagliato, dice tipo la voce. Però noi li stiamo usando invece per il bene. È ovvio che per il male li stiamo usando nel modo sbagliato. In ogni caso, alla fine troviamo un punto con i bambini e tipo tutte le persone dell'orfanatrofio. Una specie di rituale. Poi noi andiamo dai nostri amici. Molly, Isaac, siete tutti qui, dice lei. E poi ovviamente loro ci dicono dacci a noi e diventano i tre mostri. E qua mi sa che parte una boss fight, no? Alla fine. Questo è il vero finale, eh. Vedi, ci sono le mani che cercano di aggrappare la povera estiasiata qua. Esther scappa. E bisogna sopravvivere. Vedete, usando il medaglione gli fa del male. Quindi vado ad ucciderli tutti finalmente. Sempre con il potere. E uccide l'entità e viene ridotta ad una bambina nabba. Non puoi scappare, dice. Tu non rispondi e mi sa che gli usi il potere addosso. Ok, quindi con tutti i medaglioni che abbiamo trovato abbiamo spezzato la maledizione. E siamo tornati nell'orfanatrofio come se nulla fosse successo. Tutto va bene adesso. Volete giocare a nascondino? Dice. Va bene. Cioè, come se nulla fosse successo. Come se nulla fosse successo. E però mi è rimasto la collana. Quindi la storia è vera. E c'è di nuovo il finale di prima. Che mostra che c'è la collana. E questa volta la radio non dice niente perché è tutto a posto. Buon compleanno nanna da Ruby. Che magari è la mia amica. Va bene! Quindi avete... Oh, questa sono io da vecchia. Quindi sono arrivata vecchia, sana e salva. Più o meno. Va bene ragazzi, questo era tutto per Mr. Play Ops House Coniglia Quantità Industriale. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete più teorie sulla storia, se ho qualcosa in più magari riguardando il video ve lo scrivo nei commenti, se mi viene in mente altro dalla storia. A questo momento non sto ragionando benissimo,
Quindi devo un po' ricollegare le idee, quindi non saprei dirvi esattamente tutto nei minimi dettagli, però quello che ho capito è che è stata una maledizione all'orfanotrofio e qualcosa conta con questa bambina che ha fatto qualcosa. C'era un rituale, questa entità. Infatti avevamo già visto cos'era l'entità nello scorso episodio. Vi scrivo tutto in una nota nei commenti se volete approfondire. Comunque gioco veramente carino, divertente, con una sua lore, con una sua storia carina. Quindi un bel gioco indie, direi. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!